Bentrovati, in attesa del match di stasera, un altro tassello piccolo di vittorie verso la FIGC arriva dal Consiglio di Stato, in questo caso nei confronti proprio della Federazione, che ha dichiarato improcedibile il ricorso della FIGC contro la sentenza del TAR del Lazio, che nell'ambito del caso Plusvalenza Juve aveva imposto la trasmissione della cosiddetta carta Covisoca ai dirigenti bianconeri. E quanto si apprende da ambienti della Federcalcio, dai quali comunque filtra moderata soddisfazione, in quanto non entrando nel merito del giudizio del TAR, il principio della pregiudiziale sportiva è salvaguardato. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello in quanto la carta nel frattempo era stata consegnata. Cosa ci riferiamo naturalmente? Questo potrebbe aprire anche la strada a eventuali risarcimenti in futuro. Il ricorso di Gravina contro il ricorso al TAR di Cherubini con una motivazione non valida sostanzialmente. Quindi è stato dichiarato improcedibile. E in questo caso è stata data ragione a Fabio Paratici, quindi lui ha fatto e ha agito nel modo corretto. Voi ricordate che c'è stato appunto da parte della FIGC il ricorso avverso quello che Paratici aveva fatto. Adesso è in burocratese, estremamente difficile da tradurre, scusate, però il Consiglio di Stato, nel ritenere improcedibile il ricorso avanzato dalla FIGC contro la consegna della carta Covisoca agli ex dirigenti della Juventus, Paratici e Cherubini, ha detto hanno ragione loro, quindi insomma era un ricorso che la Federcalcio ha fatto, ma che in questo momento il TAR ha bocciato. Quindi vi do anche la motivazione ulteriore: l'ostensione in pendenza di giudizio del documento determinante la discovery è incompatibile con la persistenza dell'interesse alla decisione del merito della controversia avente ad oggetto proprio la riproposizione della ragione a sostegno del diniego. Il ricorso in appello va dunque dichiarato improcedibile. Quindi quel o il ricorso per l'ostensione della cosiddetta carta Covisoc del tutto legittimo, e il fatto che la FIGC abbia fatto ricorso avverso l'ostensione, beh, il TAR lo ha bocciato. Spero di essere stato più o meno chiaro, però è un bel precedente che mettiamo a nostro vantaggio, anche se è stato fatto da Paratici comunque. Ci vediamo più tardi.